Rado, ti vedo pensierioso. Sì. Manca poco all'anteprima toscana e sei un po'. Lo ammetto, guarda, lo hai capito subito in effetti. Senti, io non so come facciate, perché te sarai sempre lì, ma io lo sai che già l'annata 2016... Non te lo ricordi più? Mi sfugge un pochino. Cioè, erai altro ieri... Ho capito, ma arriva troppo presto, ma com'è possibile che subito io mi devo pensare al 2016? Ma dai, te lo dico, dai, a me quest'estate mi hanno cominciato a chiamare dal 15 agosto, sì, dal pomeriggio di Ferragosto, per chiedermi com'era l'annata, visto che sembrava favolosa. Ecco. Quindi, se mi ricordo bene... No, e me lo ricordo. No, te lo devi ricordare. No, me lo ricordo precisamente. Il 2016 è la classica annata che viene dopo un'annata grande, sì, e rischia di essere migliore della 2015 tanto celebrata. Ma tutti magari non se ne accorgeranno. Questo, beh, qui c'è l'occasione, c'è Chianti Lovers, 100 produttori, quindi tantissimi vini, 150 vini, forse una 80-90 dell'annata 2016 ci sono. Senti, però, e quindi... una cosa importante, quando uno li viene a assaggiare, che cosa si deve aspettare da un vino così giovane? Non è che deve andare a cercare chissà quali potenze, strutture, cioè in realtà viene qui per assaggiare il 2016 perché? Beh, per avere un'impressione, esce fuori, sì, dice, ho sentito della bella, sì, ecco, se vuoi fare il figo, dici, sì, ho sentito sì, una bella, sì, materia, ho sentito un bel potenziale. Segnatevi, segnate le parole, questo va bene uscite per qualsiasi annata. Allora, materia e poi? Materia, un bel tannino promettente. Promettente, ecco. Questo è bello, va sempre. Segnate. Ecco.